Ma ormai è chiaro a tutti, per noi era chiaro da anni, ma è chiaro a tutti anche a livello internazionale che abbiamo necessità di scuole, di edifici che non sono più fatti esclusivamente da un insieme di aule messe in fila come aule contenitore dove i ragazzi diciamo, vivono la loro esperienza di scuola prevalentemente a sedere su un banco. Questo perché? Perché ormai le esigenze formative dei nostri ragazzi sono molto mutate nel tempo rispetto a 50 o addirittura 100 anni fa e molti dei nostri edifici invece rispondono a quel criterio di progettazione, cioè progettare una scuola che era fatta da un ingresso, un corridoio e tante aule una uguale all'altra messe in fila. Perché? Perché poi la vita scolastica si svolgeva all'interno dell'aula. Tutto questo non è più sufficiente, non è più in linea con i bisogni dei nostri ragazzi, ma non è più in linea nemmeno con le indicazioni che ormai arrivano dai vari ministeri, quindi non parlo solo in Italia ma anche negli altri paesi. Quindi c'è bisogno di ambienti e di edifici composti da diverse tipologie di spazi, che le attività da fare a scuola sono attività che sono differenziate tra loro. Quando si parla di collaborare, presentare, creare, sperimentare, ascoltare, sono tutte attività educative che non possono, sono molto diverse una dall'altra, che prevedono dei setting totalmente diversi uno dall'altro e che quindi richiedono ambienti che invece sono più efficienti e più efficaci per svolgere questo tipo di attività. Quindi noi ci troviamo di fronte a un periodo in cui ovviamente passo dopo passo dobbiamo modificare le nostre scuole esistenti e nella costruzione delle nuove invece tener conto di questi nuovi criteri per la progettazione. Sono diverse iniziative che ovviamente tengono conto dello stato dell'arte, cioè degli edifici che abbiamo. In Italia abbiamo oltre 40.000 edifici che contengono scuole e tutti questi hanno bisogno di alcuni interventi che non sono solo, che sono importantissimi, ma non sono solo quelli sulla sicurezza, sull'antisismica o sulla manutenzione in modo che siano scuole insomma, adeguate alla vita pubblica e alla vita scolastica dei ragazzi. Ma c'è bisogno di intervenire su questi edifici e sugli arredi in modo da far sì che i ragazzi possano imparare anche a scuola a collaborare con gli altri, a lavorare in piccoli gruppi, a creare dei contenuti che possono essere digitali, a vivere delle esperienze immersive, per esempio. Faccio un esempio abbastanza banale, un conto è studiare il corpo umano su un libro, con una serie di descrizioni e qualche foto, come negli anni passati purtroppo abbiamo dovuto fare. Un conto è riuscire a vedere con dei contenuti magari digitali, interattivi, come è fatto il corpo umano, anche internamente. Capire l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, cioè con questo tipo di contenuti, è chiaramente più efficace per i nostri ragazzi. Per fare questo però dobbiamo far sì che alcune soluzioni tecnologiche siano presenti all'interno delle nostre scuole e poi soprattutto anche che i nostri docenti continuino a progettare delle attività didattiche che prevedono l'uso di queste tecnologie, che prevedono dei setting di aula dove i ragazzi lavorano o individualmente su dei progetti specifici o lavorano in piccoli gruppi. Diciamo che è un po' finita l'epoca che a scuola si fa tutti la stessa cosa, nello stesso modo, con gli stessi strumenti e nello stesso momento, no? Che è un po' la lezione frontale. Quindi tutti i progetti che vanno, o le attività che vanno a scardinare un po' questo setting, per noi sono buoni, sono momenti di sperimentazione per vedere anche come i ragazzi rispondono con il loro apprendimento. Dove per apprendimento, ci tengo a dirlo, non si intende solamente appunto quello di studiare una cosa e essere capace di ripeterla,
L'apprendimento è qualcosa che ti rimane addosso, anche nel tempo. E quindi quando uno è coinvolto in un'esperienza, spesso mantiene più a lungo ciò che ha imparato da quell'esperienza, rispetto a una cosa che è stata, fra virgolette, solo studiata.